Futsal quarta stagione, la rassegna del calcio a 5. Ben trovati. Ci siamo fermati per motivi non dipendenti dalla nostra volontà, ma per il maltempo che ha bloccato un po' tutti i campionati. Adesso siamo qui pronti a riprendere alla grande questa vittoria del Palo Agus sulla Loa 2-1. Stefano, te l'aspettavi? Era quello in cui sperava tutto il Latina. Ovviamente il Palo Agus in casa è una squadra pericolosa e poteva fare questo sgambetto. Già il Latina ha fatto soffrire il Latina al Palabianchini qualche settimana fa, è riuscita adesso a battere la capolista. È quello che tutto il Latina si aspettava. Adesso toccherà a loro andare davanti a tutti. Poi è curiosa la situazione con l'Alfa Turris, che quando sono arrivati non si doveva più giocare. Hanno fatto un allenamento di 25 minuti e poi all'improvviso si è giocato dopo con le gambe un po' pesanti, però poi è andato tutto bene. Chiamiamo in causa un ex Mirko Turrin. Come vedi questo Latina? Ormai tutto sembra ormai dipendere proprio dai nerazzurri, visto come si è messa un po' la situazione in classifica. Assolutamente sì, penso che solo da loro può dipendere la vittoria di questo campionato. Hanno tutte le carte in regola per poter passare questa categoria e glielo auguro di cuore, in quanto sono rimasto in ottimi rapporti con tutta la loro dirigenza e i giocatori. Roberto, chi vince il big match vince il campionato, secondo te? E a questo punto sì, perché con il recupero del Latina va sopra di un punto. Se vince a Zagarolo è ovvio che crea quel solco difficilmente raggiungibile, anche perché sappiamo perfettamente che il Latina è la squadra superiore. La Loa si sta reggendo sull'entusiasmo, su una stagione particolare che comunque per loro è da incorniciare, perché neanche loro si attendevano di fare una stagione simile. Quindi credo che quella partita sarà la chiave di volta del campionato. Chiediamo anche ai nostri ospiti, Rocco Prezioso, aspettavi una situazione di classifica attuale per il girone, per la Serie B? Ma sì, pensavo che il Latina era anche avanti. Purtroppo all'inizio del campionato ha peccato più di qualche incontro e si trova in questa situazione, ma penso che dopo lo sconto prendono il largo e vinceranno il campionato perché sono la squadra più forte in assoluto. Ottimista allo stesso modo Paolo Cristini? Assolutamente sì. Penso che il Latina sia superiore alle altre e piano piano i valori emergeranno. Staremo a vedere dunque. Tra l'altro, nel prossimo match ci sarà un'inviata speciale per Sì, noi. vado io. Pronta e Andrei a controllare preparata. la situazione, Vado. Speriamo a portare un po' di fortuna. a tenere sulla corda questi giocatori che magari adesso arriva il traguardo, si inizia a intravedere, magari si rischia anche di mollare qualcosa a livello psicologico No, iniziale. sono sicura che continueranno così. Stanno andando benissimo. Finalmente la Loa ha ceduto qualche punto. Insomma, va bene Va così. bene, Tiziana è soddisfatta, siamo Sì, io soddisfatti molto. tutti. E allora Mirko, come vanno le cose a Velletri? Beh, sono cambiati un po' i scenari all'inizio stagione, è inutile nascondersi. Diciamo, le partite vanno giocate volta di volta, ma realmente un po' lo scenario è cambiato. Lo sappiamo tutti com'è andata, il presidente si è sbilanciato già direttamente a novembre, quando ci sono stati i primi segnali di problemi economici, e lì non ha tirato i remi in barca, assolutamente no. Però comunque sono cambiati gli scenari. Eravamo partiti per fare una stagione non per vincere il campionato, ma per essere comunque tra le favorite a poter passare il turno. Però poi sono successe delle situazioni particolari, anche degli infortuni molto, diciamo, dei ruoli, ecco, ripeto, particolari, che hanno costretto a prendere delle decisioni il presidente. E forse, ecco, ad oggi gli dico, ha fatto bene, perché per le problematiche che gli sono venute incontro è stato meglio così, non andare a prendere altri giocatori, come comunque avevo io, sia io che mister De Simone avevamo chiesto, ecco. Però realmente è stato meglio così, in modo tale che i ragazzi, i giovani ragazzi, soprattutto quelli di Velletri, hanno continuato a fare un ulteriore anno di esperienza. Non si è ammazzato la parte, chiamiamola, economica, perché sennò veramente lì si andava a toccare ancora di più il fondo, e perciò penso che sia stata la situazione più giusta. Prima di chiamare in causa magari Stefano e Roberto per qualche domanda delle loro, alla luce dei valori espressi da questo campionato e di quanto è accaduto poi nei mesi successivi, c'è però un pizzico di rammarico per questo ridimensionamento. Magari si tende a pensare
magari rimanendo con quelle ambizioni si poteva fare qualcosa di importante. Sì, no, ma lo sappiamo tutti quanti, cioè, ci siamo guardati in faccia proprio la seconda giornata di campionato, quando praticamente abbiamo avuto una perdita grandissima che era il portiere, e già da lì, sappiamo benissimo questo sport quanto vale il portiere, già da lì dovevamo subito fare quell'acquisto importante che comunque avremmo dovuto fare inizio preparazione. Ricordo a tutti che comunque con noi doveva partecipare un certo Fabiano Cavalli della Coggian Coggenzano, che anche lui non è sceso mai in campo, e in più comunque sarebbero dovuti arrivare un altro pivot con un altro centrale difensivo. Sto facendo nomi e numeri di persone comunque non indifferenti per questa categoria. Al completo sono ancora oggi convinto che saremmo dovuti a giocare con tutti quanti. L'Artena e l'Isola sicuramente sono squadre che già di categoria superiore, però noi avremmo potuto far parte di quella, diciamo, di quella classifica. Ecco. Prima di attivare Stefano c'è anche Tiziana che vuole chiedere qualcosa. Sì, volevo sapere se ti manca un po' Latina. Assolutamente, assolutamente sì, anche se comunque sia. Sappiamo benissimo che sto sempre lì a Velletri, perché comunque Velletri è la mia società, però realmente comunque accompagno anche un'altra società di Latina, perciò Latina la seguo quasi direttamente, sia la serie B che la C2, un po' di più la C2 perché comunque sia ho delle amicizie interne che comunque ci legano da tantissimi anni, seguo anche il loro progetto perché a me piace proprio tutto il calcio a 5. Mentre per quanto riguarda se la domanda era mirata per il Latina Calcio 5 di Serie B, assolutamente sì, è una bellissima esperienza anche perché ho fatto 10 anni di questo sport, con loro gli ho fatto 2 anni bellissimi, non c'è stato mai nessun, diciamo, poi voci ce ne sono state tantissime, invece no, assolutamente nessuna voce brutta come ho sentito dire in giro. Soprattutto con il presidente, con la Starza, il fratello e tutto il resto della dirigenza, massimo rispetto, i giocatori li conosco da tantissimi anni, e perciò gli faccio solamente i miei migliori auguri. Ecco. Perfetto. Stefano, tocca a me adesso. Parlando di Velletri, quindi stagione ridimensionata, di conseguenza già c'è qualcosa per l'anno prossimo? Cosa ci puoi dire? Per quanto riguarda l'anno prossimo, non è, sicuramente non è adesso il momento per poter fare un piano. Ecco, ci saranno le sedi giuste al momento giusto per potersi sedere a tavolino e parlare per l'anno prossimo. Uno, perché comunque bisogna rispettare chi oggi scende in campo, diciamo, onora la maglia, va sempre in campo. Ecco, come abbiamo visto anche sabato, hanno fatto una vittoria, una bellissima vittoria guadagnata veramente sul campo con tantissimi gol, il mister sta facendo giocare tutti quanti, perciò realmente per quanto riguarda i piani prossimi, futuri, poi dopo li vedremo più avanti. Dando un'occhiata proprio a questa classifica, Mirko, c'è una squadra che magari ti ha sorpreso in positivo e una delusione assoluta in questo campionato? No, realmente no, forse è brutto da dirlo, ma la delusione più grossa siamo noi, ma sappiamo tutti il perché, non perché non stiamo lì sopra. La delusione più grande forse ce l'abbiamo proprio noi dentro casa, cioè ce la sentiamo proprio noi, però siamo contenti ugualmente perché ugualmente stiamo lì, ci lottiamo partita per partita, ce la giochiamo un pochettino con tutti, abbiamo messo alle corde anche squadre di vertice, però no, assolutamente la classifica un po' rispecchia quello che veramente era. L'Isola e l'Artena comunque erano le due squadre favorite già dall'inizio, anche la stessa Queens con la Lazio Calcetto, che era partita male, ricordiamo che la Lazio Calcetto è partita con 4 o 5 sconfitte consecutive, invece si è ripresa alla grande, ma difatti ci aspettavamo una cosa del genere. Il campionato di C1 è lunghissimo e perciò la classifica ad oggi per me rispecchia quello che un po' inizio campionato mi ero prefissato. E al di là di quei 3 punti di stacco, secondo te chi la spunterà lì davanti?
Difficile da dire. Realmente non me la sento oggi di sbilanciarmi, perché veramente sono due squadre che se la andranno a lottare fino alla fine. Ci può uscire uno sgambetto sia da una che dall'altra. Roberto. Io invece a Mirko volevo chiedere, che ha avuto come l'impressione che il ritorno a casa di Marco Di Fazio come conduzione tecnica abbia, come hai detto te, rilanciato gli entusiasmi dei ragazzi locali. Mi sembra che comunque, visto come si era messa la situazione, Marco stia svolgendo veramente un ottimo lavoro da ottimo conoscitore dell'ambiente. Sì, sicuramente Marco conosce bene questa categoria e conosce bene tutti i ragazzi di Velletri, e perciò realmente sta lavorando bene, soprattutto prendere una squadra che si era prefissata altri progetti, altri traguardi, prenderla un po' così sicuramente non è stata facile nemmeno per lui. Però sono tutti ragazzi bravi, ragazzi veramente volenterosi, ragazzi che hanno voglia di mettersi, diciamo, anche in prospettiva futura, di mettersi in discussione. Perciò anche Marco Di Fazio sta lavorando bene, anche se io purtroppo non ho avuto modo di lavorare veramente bene, cioè con lui, direttamente con lui, perché il mercato di dicembre per noi si è chiuso. Abbiamo visto che non abbiamo acquistato nessuno, anzi abbiamo dovuto mandare via qualcuno proprio per una situazione che sappiamo tutti quanti. E perciò con Mister Di Fazio non ho potuto lavorare bene, sia sul mercato e anche su quelli che oramai erano rimasti. Merito a lui, lui e ai ragazzi che stanno lottando per questi altri successi che stanno ottenendo. Ecco. Perfetto, abbiamo parlato abbondantemente del C1. Adesso iniziamo a dare un'occhiata alla C2, ai risultati maturati dall'ultimo turno, poi nel corso della seconda parte approfondiremo il discorso C2 e sento di Futsal Latina, così come approfondiremo il discorso Serie D. Beh, c'è stato poche sorprese, molti risultati scontati, le prime si sono confermate tali, hanno vinto. La Century per esempio ha un incontro abbastanza alla portata con il Falasche, ma anche comunque la Ginnastica. C'è questa puntina che è arrivata, questa sconfitta di Pomezia, ed è sicuramente il risultato che è un po' più dà all'occhio. È un risultato abbastanza sorprendente, anche perché la Pontina fino adesso era comunque nelle parti alte della classifica. Forse questa sconfitta rischia di ridimensionare la sua stagione, anche se poi sabato ci sarà lo scontro diretto con la Century, e quindi può ancora rientrare in extremis. In fondo alla classifica c'è poco e niente, il pareggio del Gaeta che ha fermato il Cisterna è una delle squadre più in forma del momento e quindi sicuramente un punto d'oro. Presidente Rocco Prezioso, prima di entrare un po' nel dettaglio Century, innanzitutto questa è la classifica, ci avreste messo la firma prima di iniziare? Sì, noi siamo partiti per fare un campionato tranquillo di mezza classifica. Già l'ho sentita questa. Sì, e invece col passare delle giornate stiamo crescendo e siamo lì sopra. Io penso che le prossime due partite diranno chi siamo, anche perché sabato andremo ad incontrare il Pontina e dopodiché avremo martedì in casa la Gymnastic Fondi, che è una signora squadra, e sono due partite che all'andata ci hanno visto uscire dal campo sconfitti, sia con il Fondi che con la Pontina. Io penso che sono due partite fondamentali per il nostro campionato, perché se le vinciamo, allora qualche pensierino lo possiamo cominciare a fare per stare lì su. Se le perdiamo, facciamo il nostro campionato tranquillo, senza nulla togliere a nessuno, e il prossimo anno poi vedremo. Roberto, come commenti queste dichiarazioni del Presidente? Vabbè, lo perdoniamo perché in trasmissione lo perdoniamo. No, vabbè, ognuno ha la sua idea, ma credo che quello che traspare dalle sue parole è che comunque non c'è nessuna attesa eccessiva da parte della società, stiamo lavorando bene, cerchiamo di fare il possibile nonostante le due facce un po' repentine fuori dalle quinte, fuori inquadratura, scusa, però ecco, credo che ha fatto un'ottima analisi, perché adesso affrontando la Pontina Futsal e la Gymnastic vediamo di che passa siamo fatta, perché sono due partite fondamentali per vedere che tipo di ambizioni può avere questa squadra. Sono convinto che questo è un campionato livellato verso il basso, l'ho detto anche in precedenza, e quindi tutti possono
vincere o perdere con chiunque, anche se io ritengo è il campo del Pomezia tra i più insidiosi in assoluto, un campo esterno che poi ci, in cui tutte le squadre che andranno a giocare faticheranno e non poco. Infatti si è visto, il Città di Cisterna ci ha vinto negli ultimi minuti, il Pontina ci ha perso proprio anche lui negli ultimi minuti, quindi è un campo insidioso e tra le altre cose dopo Pontina e Ginnastica ci andremo a giocare noi, quindi credo che questo è il mese decisivo, anche perché dopo domani avremo anche la Coppa Lazio contro il Valmontone, ormai come si dice, o dentro o fuori, si vede subito. Antico tour de forza. Niente, io però una domanda la volevo fare al nostro presidente. Che tipo di presidente è? Molto rigido, ogni tanto fa delle sfuriate o no. Riesce a mantenere sempre la calma? No, riesco a mantenere sempre la calma anche perché non è una categoria dove ci sono dei giocatori professionisti. Stiamo facendo una categoria dilettante, perciò sono tutti ragazzi che lavorano e quando vengono al campo danno il massimo impegno in quell'ora e mezza di allenamento, perciò non si può essere severi, anzi bisogna apprezzarli e ringraziarli per il contributo che danno sia durante gli allenamenti che durante la partita. E poi, visto che sono così scaramantici, c'è un rito, un rituale scaramantico pre-partita? No, non ce l'abbiamo. Ok, perfetto. Roberto voleva aggiungere. Su queste cose io c'è il celebre cappello di Rocco, che è il cappello un po' così masaniello. Un giorno ve lo faremo vedere, dai. Va bene, magari a aspettiamo. Fine stagione, scopriremo anche questo enigma. Bene, bene. A proposito, presidente, partiamo un po' più, facciamo qualche passo indietro. Questo progetto, Century Latina, Futsal Latina. Questo progetto è iniziato quest'estate, volevamo ripartire da una Serie D, poi abbiamo preso contratti con una società e abbiamo comprato questo titolo della Serie C. Poi, grazie all'aiuto di Mirko Torrine, che ci sta vicino, che è molto esperto nel calcio a 5, di Roberto e altri miei collaboratori. Niente, abbiamo messo su questa squadra all'inizio per divertimento, però adesso la cosa si sta facendo più seria e il progetto finale è quello di far crescere i ragazzi dell'Accademia e tra qualche anno avere a Latina una squadra di calcio a 5 con la maggior parte dei ragazzi di Latina e non stranieri che vengono Argentina, Brasile, insomma, far crescere il movimento proprio a Latina con i nostri ragazzi. È un'accademia in costante crescita. Sì, l'accademia è in crescita, ha i giovanissimi che vanno molto, molto bene, gli allievi così così, però il movimento deve crescere, deve uscire secondo me quella squadra che vince il campionato, dopodiché allora, sai, nei ragazzi cominciano, avete vinto il campionato, la parola passa parola e secondo me gli iscritti aumenteranno. Mirko, tu che segui da vicino comunque questa realtà, come giustamente detto, anche per l'amicizia che ti lega a tanti protagonisti di questa società, come vedi questa crescita, dove può arrivare questa Century? Ma dove può arrivare vedremo a fine campionato, perché realmente... ti allinei perfettamente. Sì, assolutamente sì, perché penso che sia giusto, perché dopo 5 mesi di attività di questa nuova società, penso che sia giusto allinearsi alle parole dette fino adesso da Roberto e da Rocco. Vedremo perciò a fine campionato dove devo arrivare. Abbiamo, ecco, spendo due parole come la spesa già il presidente per ringraziare comunque sia i ragazzi che stanno praticamente collaborando per questa società, come i stessi dirigenti che praticamente sono sempre al campo, come Antonello Calvanelli che è il vicepresidente che ci sta dando una grossa mano praticamente anche sul settore, diciamo, delle sue amicizie e tutto quanto. Anche lui proviene comunque l'anno scorso dalla società di Serie B, perciò comunque ha fatto anche lui un'annata di esperienza notevole. E niente, non c'erano, ecco, come ha detto il presidente, non c'erano ambizioni, diciamo, di dover vincere un campionato. C'erano ambizioni di crescere, c'erano ambizioni di costruire insieme all'Accademia, di tirar fuori dal cilindro qualche giocatore importante di questi giovani dove noi ci crediamo tanto. E in più abbiamo dato spazio anche a dei giocatori che comunque erano forse un paio d'anni che si erano un po' fermati da campionati di categoria superiore e tutti insieme siamo riusciti
realmente a costruire tutto questo. Un lapsus. Sì, sì, sì. Mi metto di mezzo solo perché è una questione di sentire la città, certo, vicino, ecco, certo, tutto lì. Ma questo legame mi sembra, sì, 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 assolutamente evidente. Sì, il mister è una garanzia, sono svariati anni che fa questi campionati e si sta comportando bene anche quest'anno, visto i risultati. C'è ancora un soprannome per lui, no? Ah, Popeye. Sì, braccio di ferro? Sì, perché con i ragazzi ci vuole un braccio di ferro. Sì, eh? Bene, sì. Bene. Abbiamo scoperto anche un'altra caratteristica di mister Angeletti. Voltiamo pagina, Tiziana? Sì, andiamo alla Serie D. Parliamo di Serie D. Girone A. Città di Anzio, Real Podgora 6-2. Eagles Aprilia, Broche Sport 5-3. Latina Scalo Cimil, Città di Latina Oratorio 2-2. Privernum, Indomita Anzio 8-5. Real Latina, Rocca Secca dei Volsci 4-5. Sisti Impianti Sportivi, Atletico Rocca Massima 12-2. Ha riposato il Lele Nettuno. E allora, da mister Cristini, ci facciamo raccontare questa sconfitta casalinga. Prego. Prego. Una partita abbastanza tirata, giocata punto a punto. Loro comunque sono una squadra molto esperta, c'è gente in quella squadra che ha iniziato con me ormai 15 anni fa. E sono moderatamente soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Abbiamo purtroppo commesso troppi errori a livello individuale che alla fine hanno deciso il risultato. Peccato per quel tiro libero a 20 secondi dalla fine che è terminato sul palo, altrimenti avremmo parlato di un altro risultato. E diciamo che sono abbastanza soddisfatto di come sono andate le cose. Noi siamo in crescita, abbiamo sofferto tanto all'inizio, abbiamo pagato lo scotto comunque di una società che è nata quest'anno e tanti giocatori che si affacciano per la prima volta al calcio a 5. Però stiamo migliorando, io l'ho visto già nelle tante amichevoli che abbiamo fatto durante la sosta e me ne ero reso conto già alla ripresa dopo la Befana, quando siamo andati a giocare a Lido dei Pini, che è comunque squadra di categoria superiore, e già lì, nonostante il risultato, avevo notato delle buone cose, delle cose positive. E la conferma è arrivata poi la settimana successiva, quando abbiamo giocato in casa e siamo finalmente riusciti a vincere la prima partita in casa. Sembra quasi stregato il campo amico, che troppo amico non sembra. E poi è arrivata, ecco, questa prestazione dopo una sosta forzata, questa prestazione di sabato in cui abbiamo fatto vedere buone cose. E Sono ottimista per il proseguo del campionato, sono ottimista e spero di, soprattutto per i ragazzi, di riuscire a toglierci qualche soddisfazione. Ecco, a Real Latina c'è un discorso in prospettiva, si stanno gettando le basi magari per un futuro più importante. Io devo ancora incontrare il presidente, però già ne abbiamo parlato in maniera abbastanza soft per il prossimo anno e comunque l'intenzione di proseguire c'è. E dobbiamo metterci a tavolino e vedere quali sono i programmi e le intenzioni della società. Vediamo le domande, Stefano. Beh, più che altro vorrei capire qual è il volto di questa squadra, se è quella che va perde di un solo gol contro un avversario come Rocca Secca o magari quella che poi va in difficoltà con squadre decisamente inferiori. Allora, questo piacerebbe anche a me riuscire a dirtelo. Purtroppo, avendo tanti giocatori novizi, nei momenti di difficoltà io ho notato che, non solo quest'anno, anche l'anno scorso a Podgora, i giocatori tendono ad affidarsi a quello che per anni hanno sempre fatto, magari nel calcio a 11, che è qualcosa di completamente diverso da quello che è necessario fare in certi momenti in un campo di calcio a 5, e per cui questo, anziché essere positivo, rischia di diventare un danno ulteriore che si aggiunge magari a quello che è il momento di difficoltà che la squadra attraversa in quella particolare situazione. In particolare io ho incontrato difficoltà a trasmettere ai ragazzi la pazienza nell'aspettare
il momento opportuno e nel giocare la partita punto a punto fino all'ultimo secondo. Questa è la difficoltà maggiore che ho incontrato fino adesso con tutti i giocatori che provengono dal calcio a 11, al di là di quelle che sono poi le questioni tecnico-tattiche. Sì, io volevo chiedere al mister che tipo di allenamenti conduce, se è un mister piuttosto rigido o se lascia... Tiziana fa molto caso all'aspetto comportamentale. Sì, sta iniziando a capire, per cui è importante. Allora, sergente di ferro oppure... Io vorrei essere un sergente di ferro, nel senso che per come concepisco io l'allenamento, per me l'allenamento è fondamentale, è sacro in funzione della partita. Sono due ore di allenamento in cui tutto quello che esula dal calcio a 5, dalla società, da questo sport, resta fuori dal palazzetto. Purtroppo bisogna trovare un compromesso tra quello che è il divertimento di comunque persone che lavorano tutta la giornata e vogliono vivere questo sport anche come uno svago e una passione e non prettamente come un secondo lavoro. Per cui bisogna trovare dei compromessi e non sempre è facile. Penso sia un problema che si accusa un po' in tutte le realtà di questa categoria, di questo livello. Diamo un'occhiata alla classifica di questo girone A. Volevo chiedere al mister un'idea, insomma, sui valori espressi dalla graduatoria. Allora, io penso che la SIS credo sia una squadra di categoria superiore. La CIMIL onestamente mi sta sorprendendo, perché il mister Marracino sta facendo un buon lavoro, credo. Tra l'altro è un amico, lo saluto. Il Roccasecca, devo essere onesto, nonostante il risultato dell'andata, nonostante il risultato fosse stato più netto nei nostri confronti, non mi ha sorpreso come invece mi ha sorpreso positivamente il sabato scorso, perché li ho visti molto più quadrati, molto più concentrati, molto più disposti a giocare un certo tipo di futsal. Per il resto il campionato credo che sia abbastanza livellato, forse verso il basso, e quindi ci potrebbero essere risultati a sorpresa sabato dopo sabato, secondo me, perché c'è la possibilità di che qualsiasi squadra possa fare risultato su qualsiasi campo. Bene, bene, questo è il quadro del girone A. Vediamo invece nel girone B, anche se sono stati disputati pochi incontri. Sì, ho soltanto tre risultati perché le altre partite non sono state appunto disputate. Comunque vediamo l'Atletico Sperlonga, Vis Fondi 5-10, Città di Minturno Marina, Old Ranch 6-7 e Virtus Pigno, Virtus Cauri 3-4. Comunque avrebbe dovuto riposare l'Olympic Marina. Invece hanno riposato in tanti. Hanno riposato un po' tutti. Mi sa che sì, questa realtà la seguite oppure... Non facendo la coppa la seguiamo molto, molto meno, molto meno. Roberto, tu che dici di questo campionato che si sta giocando un po' a singhiozzo, almeno nel girone B? Ci sono difficoltà un po' ambientali che ci hanno un po' tutti, e calcolando che lì c'è anche le isole, e credo che ormai l'Olympic Marina abbia impresso il ruolo destinata vincitrice del girone. L'unica che pare tenergli un po' testa è la Vis Fondi, di una nostra vecchia conoscenza, il vecchio Volpone di Americo Miccinilli, che da quando l'ha presa, insomma, stanno facendo dei buoni risultati, anche se già prima era un'ottima squadra, anche perché lui è stato ricoinvolto in quell'area territoriale da Cibelli, che è stato un suo vecchio giocatore in quelli Fondi, persone che si conoscono, insomma, stanno facendo un buon lavoro. Poi come vale poi per sia nell'altro girone con la Cimi in Roccasecca, con queste voci di eventuali riforme o con voci della Coppa, c'è la possibilità eventualmente di arrivando nelle prime posizioni di ambire a un ripescaggio, ecco perché magari si mantiene vivo l'interesse in entrambi i gironi. Benissimo, benissimo. È il momento di tirare le somme, lo facciamo come al solito con una telegrafica rubrica curata dal nostro Stefano Scala. La sigla. Thank you.
in questa giornata. Sicuramente sopra mettiamo il Latina, non tanto per ovviamente il facile risultato con l'Alfadoris, ma perché è quello che si aspettava, è quello che sperava questa sconfitta della Lo, e quindi adesso è questo il momento di concentrarsi e mettere la freccia. Più che altro oggi la scala è piena di squadre sul negativo, perché abbiamo la Pontina Futsal in C2 che è andata a perdere sul campo del Pomezia, che comunque è una squadra buona ma sempre sulla carta inferiore. Anche Città di Cisterna si è fermato a Gaeta, doveva invece inanellare una serie di risultati positivi per cercare di risalire. Anche il Podgora non è andato molto bene in Serie D, anche se comunque è una squadra che si trova in un'ottima posizione considerando gli obiettivi iniziali, però non per questo bisogna mollare la presa. Cosa aggiungiamo, Roberto? Intanto tu sei sul gradino superiore per l'imitazione di Nerone. E da aggiungere vedo ben poco. Questo è il momento cruciale della stagione, e quindi secondo me per fare le valutazioni definitive mancano ancora 3-4 giornate, un po' su tutti i campionati.